Ci sono certe cose che sono più difficili a dirsi che a farsi. O meglio, spiegare con le parole quello che si fa in certe cose diventa più complesso che farle realmente, far vedere cosa si fa realmente. Ora, il ritratto fotografico spiegato a parole è un po' una cosa strana, anomala. È molto più facile far vedere la fotografia e spiegarla piuttosto che cominciare dall'inizio a spiegare senza far vedere nulla. Ora, un ritratto fotografico in cui tutte le cose tecniche sono a posto e la luce giusta, la posa giusta, tutte queste cose qui, sì, molto bene, però rischiamo di fare una foto tessera, la foto che utilizziamo per i documenti, non un vero e proprio ritratto. Un ritratto di per sé, secondo me, deve avere un po' l'immagine, l'anima della persona. E un ritratto ha bisogno di un colloquio, il colloquio è tra il fotografo e il soggetto, ovvero ci sono dei momenti in cui, ascoltando il soggetto che stiamo per fotografare, riusciamo a comprenderne il suo carattere, i suoi gusti, a capire le sue espressioni, quello che fa in base alle emozioni che prova. A volte però non è sufficiente neppure questo, neppure il colloquio. Ovvero, ci sono dei momenti in cui il soggetto non si rende più conto che lo sto fotografando, o abbassa gli occhi, o pensa alle cose sue, cioè smette di rendersi conto del qui e ora, ovvero del momento in cui si trova, per restituirmi delle emozioni e delle espressioni reali, vere. E questo capita perché durante il servizio fotografico si parla molto e quindi questa barriera, che potrebbe essere il fatto di impugnare una macchina fotografica, un po' alla volta va scemando. Ecco che nascono queste vere espressioni, quelle reali. E io ne ho parlato spesso nel mio canale YouTube, sugli IGTV dello studio, ho parlato spesso di questo rapporto tra cliente e fotografo, o meglio, tra soggetto e fotografo, che è più corretto come definizione. Se si riesce a instaurare un bel rapporto di colloquio, anche silenzioso, ma colloquio, ecco che il ritratto sarà formidabile. Infine, la domanda: ma quand'è che si fanno i ritratti? Se per motivi professionali, ogni momento è quello buono, ovvero la fotografia per uso professionale ha uno scopo ben definito. Quindi il colloquio col fotografo ti servirà a spiegare qual è il messaggio che tu vuoi far passare, a dirmi tutto quello che vuoi che ci sia nella fotografia, ed ecco che facciamo le fotografie per uso professionale. Ma quelle per uso emozionale, quelle devono venire da dentro, devono venire da te. Quando dentro te senti l'esigenza di volerti far rappresentare in una fotografia, ecco, quello è il momento in cui mi chiederai di farti un ritratto. E quella sarà veramente una fotografia emozionale, quella in cui tu metterai tutto te stesso per farti rappresentare ed entreremo in contatto emotivo, così che le fotografie parlino di te.